Ok, grazie Ale e buonasera a tutti e benvenuti. Allora, inizio condividendo lo schermo. E un feedback sul fatto che vediate questo momento che... Grazie. Perfetto. Allora, benvenuti. Mi presento intanto, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Simone D'Amico e... Attualmente sono un software engineer in Spreaker. Per chi non conoscesse l'azienda, siamo un'azienda internazionale che si occupa di hosting e monetizzazione per podcast. E lavoro con Symfony da lontano 2013, sono quasi 10 anni, quindi ho visto un po' di robe cambiare nel corso degli anni su Symfony, ecco. E una di queste è quella di cui vi voglio parlare questa sera. E di cosa parleremo? Parleremo di Panther, che per chi non ha avuto ancora l'occasione di conoscerlo, Panther è una libreria scritta appunto dal team che ha anche scritto il codice di Symfony, che mantiene Symfony, che si occupa di browser testing e web scraping. Ha un sacco di funzionalità molto interessanti. Che comunque secondo me vale la pena approfondire e che in qualche modo potrebbero essere utili anche nel nostro day by day. E quindi ecco, questa sera sono qui per raccontarvi un po' quali sono le funzionalità e le potenzialità di Panther. Spesso ho trovato qualche remora quando ho usato o parlato di questa libreria e una delle critiche che ho sentito è: ok, l'ennesima libreria che fa testing, giusto? Sì, in realtà è vero. È una libreria per fare testing, non lo neghiamo. Però per chi viene dal mondo di Symfony e quindi ha avuto a che fare con test funzionali, test end-to-end, test che comunque hanno a che fare con il comportamento dell'utente, ho una domanda, anzi ne ho quattro di domande per voi. Se avete scritto anche un solo test funzionale con Symfony, sicuramente avrete utilizzato in qualche maniera le API di BrowserKit o esteso la Web Test Case. E quindi sicuramente avrete avuto a che fare con queste quattro domande. E quindi, ad esempio, mi verrebbe da chiedervi, utilizzando BrowserKit nativamente, siete mai stati in grado di testare interazione JavaScript oppure di testare delle chiamate API, scusate, delle chiamate asincrone e quindi testarne il comportamento, testarne le risposte e così via? Oppure vi è mai capitato di poter testare dei comportamenti inaspettati con CSS, quindi che il nostro codice, il nostro task su cui stiamo lavorando non introducesse dei problemi, quindi delle regressioni, cose di questo genere? Oppure, qualora abbiate avuto esperienze con lo scraping di pagine web, se vi è mai capitato di dover fare scraping di pagine web che utilizzano, fanno un uso intensivo di JavaScript, siete mai riusciti a testare, a fare scraping, anzi, di queste pagine utilizzando BrowserKit? Mi aspetto che la risposta in realtà sia no. La risposta è no perché nativamente BrowserKit non supporta né JavaScript né CSS. Quindi possiamo scrivere test funzionali su Symfony, però non possiamo testare il comportamento degli utenti in quelle pagine in cui è richiesto anche un minimo di JavaScript. Oppure non possiamo verificare che degli elementi non siano scomparsi nella pagina o cose di questo genere, perché appunto BrowserKit non lo supporta nativamente. Ed è qui che entra in gioco Panther, perché i problemi che vi ho appena elencati vengono risolti in maniera nativa e in maniera del tutto trasparente per noi, direttamente da Panther. Prima di entrare però un po' più in dettaglio su come funziona Panther, che cos'è, mi piacerebbe raccontarvi una piccola storia. Una storia di un'azienda, la Dyke Water Ltd, che è una startup fondata di recente, il cui core business è vendere acqua dietetica, acqua senza calorie. Per vendere questo fantastico e rivoluzionario prodotto, l'azienda Dietwater
vende il proprio prodotto all'interno di diversi marketplace, quindi che ne so, su Amazon, su Best Buy e così via. E chiaramente su tutte queste piattaforme è possibile lasciare delle recensioni. Quello che uno dei problemi, tra virgolette, anzi, uno degli obiettivi di Divewater è quello di avere una landing page in cui presenta il prodotto e in cui si occupa di caricare tutte queste recensioni, queste review, quindi fare da collettore delle review che vengono da queste sorgenti e mostrarle all'interno della pagina. Per fare ciò, ad esempio, abbiamo questa sezione nella loro homepage in cui cliccando si caricano tutte le recensioni che vengono rilasciate in giro per il web. E quindi, dicevamo, Bedwater vende in tutto il mondo grazie ai marketplace e colleziona queste review sulla landing page. Ora, ha al suo interno un team di sviluppo. Questo team è composto da 3 persone. Abbiamo Matt, che è lo UX UI designer. Abbiamo Giulia, che è la front-end developer, e abbiamo Grace, che è il nostro, anzi, il loro, in realtà, back-end developer. Come in tutte le aziende, come in tutti i team, ci sono dei momenti di sconforto, dei momenti di frustrazione, e spesso sono causati da problemi che si fa fatica a risolvere. Ad esempio, Matt, uno dei suoi problemi è dettato dal fatto che lui, essendo una persona molto precisa, un pixel perfect addicted, diciamo, e che non sopporta quando vengono rilasciate in produzione delle cose che sono diverse da come lui le ha progettate, è alla ricerca di uno strumento che gli permetta di fare testing su device multipli e device multiple e cross browser, perché su ogni device puoi testare anche su diversi browser, quindi cerca appunto un modo per poter effettuare il test e vedere che tutto venga renderizzato esattamente come lui l'aveva progettato. Giulia, invece, è preoccupata perché, occupandosi appunto dello sviluppo front-end, ha paura che i nuovi sviluppi, quello su cui sta lavorando in questo momento, possa introdurre delle regressioni e quindi possa rompere qualcosa che magari funzionava già correttamente. E quindi le piacerebbe avere uno strumento, un qualcosa che le costruisca intorno a una sorta di rete di salvataggio, che le possa dire: guarda Giulia, che questa modifica che hai fatto ha introdotto una regressione. Infine, Grace, che è la nostra back-end developer, è stufa di dover mantenere tutta l'infrastruttura necessaria per fare lo scraping delle recensioni. Non potendolo fare nativamente con un'applicazione Symfony, il suo problema è quello di dover mantenere una nuova infrastruttura con un'applicazione diversa che si occupa di fare lo scraping e di poi effettuare l'ingestion di queste recensioni all'interno dell'applicazione Symfony su cui vengono mostrate le review. Mi piacerebbe quindi avere un tool, uno strumento che sia stabile e che automatizzi il recupero di queste recensioni e le inserisca direttamente all'interno dell'applicazione. Possiamo aiutarli? Abbiamo visto che ci sono diversi problemi su anche diverse skill, cioè con persone con diverse skill. In realtà sì, possiamo grazie a Panther, perché appunto attraverso questa libreria noi possiamo fornire una soluzione ad ognuno di questi problemi. Prima di vedere come però e quali possono essere le soluzioni che possiamo mettere in atto con Panther, diciamo qualcosina in più su questa libreria. Innanzitutto, essendo una libreria di browser testing, esegue il codice che le diciamo di eseguire all'interno di browser web reali. Nativamente in locale supporta sia Chrome che Firefox. GeoDriver è il driver di Firefox. Implementa le API di Browser Kit. Questo vuol dire quindi che se abbiamo già dei test funzionali scritti, ad esempio estendendo la web test case di Symfony e utilizzando il client messo a disposizione dalla Browser Kit, includendo Panther non dobbiamo cambiare nulla, perché implementando queste API tutto continuerà a funzionare come in precedenza, senza necessità di dover fare nulla di aggiuntivo.
Un'altra caratteristica molto importante è che ci mette a disposizione dei metodi che ci aiutano a testare JavaScript. Alcuni sono quelli che fanno parte dell'insieme di funzioni definite wait, che sostanzialmente cosa fanno? Dicono al nostro codice di fermarsi ed aspettare che accada qualcosa. Non lo so, ad esempio, praticamente, che ne so, compaia un elemento nella pagina oppure che un elemento diventi invisibile oppure che contenga un determinato testo e così via, le vedremo prima. Panther permette poi di effettuare degli screenshot, cosa importante perché ad esempio può essere utilizzato per effettuare comparazioni. E poi soprattutto è una libreria standalone, il che vuol dire che la prendi, la installi e sei pronto. Non hai bisogno di installare altre dipendenze, di mettere su in piedi un'infrastruttura ad hoc per la libreria e così via. Non ha bisogno di nulla. Vediamo infatti che, supponendo di avere un'applicazione Symfony, ci sono effettivamente tre step per installare Panther all'interno della nostra applicazione. Ho messo una piccola nota tra parentesi, assumendo di utilizzare un'immagine Docker compatibile. Che vuol dire compatibile? Ho lasciato un link in fondo, le slide le metterò a disposizione subito dopo il talk. Praticamente, includendo la libreria con un classico composer require, se siamo all'interno dell'applicazione Symfony, Flex si occupa sia di installare la libreria e le dipendenze, sia di aggiungere all'interno del nostro Dockerfile gli step necessari per installare Chrome Driver all'interno della nostra immagine. Questo appunto se la Docker Image è compatibile con quella definita all'interno del link in basso. Qualora non lo fosse, però, poco male, perché ci basterà andare sul sito delle ricette di Flex e prendere quella di Panther e vedere quali sono, saranno 4-5 righe, adesso non ricordo di preciso, che vengono utilizzate da Flex per aggiungere all'interno del Docker file, le prendiamo, le incolliamo all'interno del nostro Docker file e siamo a posto. Abbiamo aggiunto tutto quello che serve per far girare Panther all'interno del nostro container. Il secondo step è quello di abilitare la server extension all'interno del file di configurazione di PHP Unit. In realtà, nel momento in cui installiamo l'applicazione con Flex, con Symfony Flex, questo codice viene già aggiunto all'interno del file di configurazione di PHP Unit. Viene aggiunto però in maniera commentata. Sarà compito nostro semplicemente togliere le righe di commento. E that's it. Non c'è bisogno di altro. Se non quello di andare ad effettuare il replace della classe padre da cui estendono i nostri test. In particolare, sostituiamo la web test case con la Panther test case. Ed in realtà questo sarebbe già sufficiente, nel senso che di default lui mette comunque a disposizione lo stesso client che avevamo, quello che vediamo nella slide a riga 12. E quindi sostanzialmente facendo girare i test tutto funziona. Facendo invece il replace del create client con il create Panther client, quello che succede è che effettivamente andiamo a utilizzare il client di Panther e quindi a far girare il test che avevamo in precedenza su un browser reale. Quello che succede è che i test comunque continueranno a funzionare perché non abbiamo introdotto nulla di nuovo. Dato che i test che abbiamo già scritto prima, se scritti nella Symfony Way, diciamo, cioè con i test funzionali di Symfony, non facevano uso di JavaScript, per cui continueranno a funzionare anche dopo, perché non c'era alcun comportamento non supportato da Panther. Abbiamo fatto quindi, sostanzialmente in questo modo abbiamo installato Panther e siamo già operativi e possiamo incominciare a estendere i nostri test aggiungendo anche il test di comportamenti su JavaScript o CSS. Tornando quindi alla domanda di prima e ai problemi che avevamo identificato all'interno del team di Dightwater, vediamo anche come possiamo aiutarli a risolvere questi problemi. Partiamo da Matt, che come detto è il nostro UX UI designer. Il suo pain, il suo problema, è quello di poter effettuare una review delle pagine web prima che esse vengano rilasciate in produzione. Quale potrebbe essere una delle soluzioni?
Devo fare una premessa che non ho detto in precedenza, ma che vedremo un po' più in dettaglio in una delle successive slide. Abbiamo detto prima che Panther supporta localmente Jitpo Driver e Chrome Driver, quindi sostanzialmente possiamo far girare l'applicazione, i nostri test su Firefox o su Chrome localmente. Quello che non ho detto però è che supporta anche dei tool di testing remoti, come ad esempio BrowserStack, Selenium Lead, SUSE Labs. Questo che vuol dire? Vuol dire che ad esempio potremmo aiutare Matt aggiungendo uno step all'interno della nostra Continuous Integration che si occupi di far girare queste pagine all'interno di uno di questi tool di testing remoto e notificare a Matt il fatto che i test sono girati e lui può andare all'interno di questo tool. Quindi, che ne so, se avete esperienza con BrowserStack, magari avete visto che è possibile far registrare dei video o comunque prendere degli screenshot da questi tool e lui può guardarseli tutti e vedere che effettivamente la pagina è renderizzata esattamente per quello che lui si aspettava. Giulia in realtà ha un paio di pain. Il primo è il fatto che non riesce a testare in maniera corretta l'interazione dell'utente della pagina quando c'è del JavaScript e soprattutto non riesce a testare quello che succede dopo che ci sono delle chiamate asincrone. Quello che possiamo fare per aiutare Giulia è appunto permettergli di utilizzare la wait for, che è uno dei metodi introdotti da Panther. Se ricordate la landing che ho visto prima, quindi questa qui, in cui cliccando sull'Add More vengono caricate le recensioni aggiuntive, quello che possiamo fare è simulare il click sul link Load More, ad esempio, questo è solo un esempio di quello che potrebbe fare Giulia, dire al nostro browser di aspettare che l'elemento con class Review 1 diventi disponibile all'interno della pagina e dopodiché effettuare delle asserzioni. In questo modo, ad esempio, Giulia è riuscita a testare due cose, a testare che la load more effettivamente faccia una chiamata sincrona e che dopo la wait for effettivamente funzioni il JavaScript che vada ad aggiungere queste nuove review e che la chiamata sincrona vada a buon fine. In aggiunta, un altro dei pain di Giulia è il fatto che è spaventata, come dicevamo in precedenza, di introdurre delle regressioni. Come possiamo fare per risolvere questo problema? Beh, in realtà potremmo usare anche la soluzione messa a disposizione per Matt, però volendo fare qualcosa di un po' più immediato, qualcosa che non richiedesse tool esterni e una continuous integration che gira, eccetera, eccetera, prima di avere un feedback, quello che possiamo appunto suggerire a Giulia è quello di scrivere dei test end-to-end e di fare degli screenshot. Con i test end-to-end, tipo quello che abbiamo visto prima, ha la certezza che tutto funzioni correttamente, effettuando uno screenshot della pagina al termine dell'esecuzione, lei è in grado anche di vedere come effettivamente viene renderizzata quella pagina e se, ad esempio, qualche regola CSS o non so, qualche JavaScript sbagliato possa aver introdotto qualche comportamento sbagliato, qualcosa che non ci aspettavamo. Ultima, Grace, la nostra backend developer, che deve litigare con un'infrastruttura costosa e difficile da mantenere per effettuare lo scraping, e cerca di qualcosa che le semplifichi la vita. Come abbiamo detto all'inizio di questo talk, Panther permette anche di effettuare web scraping di pagine che supportano JavaScript. A questo punto potremmo semplicemente suggerire a Grace di sostituire tutta l'architettura che aveva messo in piedi per effettuare lo scraping semplicemente con un client di Panther. Se guardiamo nel codice, quello che facciamo è semplicemente istanziare il client ed effettuare una get ad una URL dove noi ci aspettiamo che ci siano le review, aspettare che ci sia ad esempio del JavaScript che viene eseguito e che quindi faccia comparire quell'elemento CMCR review list. E a quel punto utilizzare il crawler di Symfony, così come siamo sempre stati abituati in passato, come se la richiesta fosse stata sincrona e non asincrona. E quindi ci cicliamo tutti gli elementi delle review e per ognuno di essi, ad esempio, ci andiamo a costruire un oggetto o lo aggiungiamo nella collection e così via. Questo
però il tutto all'interno di Symfony senza bisogno di dover fare cose esterne o di dover mantenere delle librerie aggiuntive o delle architetture aggiuntive e così via. Il tutto magari con un cron job o cose del genere. Spero che in qualche maniera io abbia attirato la vostra attenzione, la vostra curiosità, provando a risolvere i problemi di questo team attraverso Panther. Se così fosse, mi piacerebbe andare un po' più in dettaglio e quindi vedere ad esempio che cosa succede sotto il cofano di Panther e come funziona. Innanzitutto, come detto all'inizio, è un'applicazione standalone, quindi non ha bisogno di infrastruttura o di dipendenze esterne aggiuntive. Quello che fa però è prendere e utilizzare il web server built-in messo a disposizione di PHP sulla porta 9000, a meno che non specifichiamo noi una porta diversa. A quel punto fa partire la versione di Chrome Driver o Gico Driver qualora volessimo utilizzare Firefox, e a quel punto esegue all'interno del browser gli scenari che noi abbiamo definito all'interno del test. Il tutto in maniera headless, il che vuol dire che noi non vediamo nulla e quindi non vediamo quello che succede all'interno del browser. Questa cosa in realtà è parzialmente vera, perché c'è una costante, mi pare che si chiami Panther No Headless, una variabile d'ambiente, in realtà più che una costante, che possiamo dichiarare prima di far girare i nostri test. Se dichiariamo questa costante, quello che succede è che si apre il nostro browser e quindi vediamo effettivamente quello che succede. E quindi se abbiamo detto di clicca su load more, oppure non lo so, clicca sul login, qualsiasi cosa noi abbiamo detto al nostro scenario di eseguire, noi lo vediamo comparire direttamente all'interno del nostro browser ed è utile ad esempio in fase di debug. Come funziona Panther? Sotto il cofano utilizza tre librerie che, se in qualche modo abbiamo avuto esperienza con i test in Symfony o con lo scraping in Symfony, abbiamo incontrato sicuramente. Sono la PHP Web Driver rilasciata da Facebook, Browser Kit e Dawncrawler, che sono quelle classiche di Symfony che utilizziamo ogni volta che scriviamo un test funzionale con Symfony, e la libreria Gut che è utilizzata invece per effettuare lo scraping. Di questo ne abbiamo già parlato, in realtà quali sono i browser che posso utilizzare con Panther. Abbiamo detto che Chrome è quello di default, ma c'è anche Gico locale, ma che supporta anche dei tool di browser testing remoto, e quindi Selenium, Source Labs, BrowserStack e così via. Mi sarebbe piaciuto mettervi a disposizione qualche link, perché effettivamente è qualcosa di interessante che consiglio in generale, quello di avere dei test, degli dei tool esterni che appunto testano la nostra applicazione. Però purtroppo in rete non ho trovato nulla che spieghi come integrare Panther con questi servizi esterni. L'unica cosa che io ho visto e che in qualche maniera mi è stata d'aiuto sono le guide che ci sono su BrowserStack per integrare i suoi servizi di testing con Selenium. Possiamo prendere quelli come spunto, però non c'è nulla di altro in giro, che è nessuna guida step by step per dire ok, questo è il modo con cui utilizzi browser stack con Panther. Così, stessa cosa per gli altri strumenti remoti che abbiamo nella lista. E quindi vediamo un po' di codice. Abbiamo detto un sacco di cose, abbiamo visto quali sono i vantaggi, abbiamo visto quali sono i browser supportati e così via. Vediamo anche un pochettino di codice. Non mi soffermo su tutta la carrellata di metodi perché, bene o male, il loro nome è più che parlante, però diciamo che innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno per scrivere un test con Panther? Abbiamo bisogno di inizializzare il client, di effettuare una request ad una specifica URL, dopodiché possiamo da una parte utilizzare le astrazioni che utilizzavamo già all'interno della web test case, perché appunto sono già tutte supportate ed è il motivo per cui è sufficiente sostituire la web test case con la Panther test case e tutto continua a funzionare correttamente.
Dall'altra, Panther mette a disposizione delle ulteriori asserzioni che sono molto, molto interessanti. Ad esempio, ci permette di indicare se un selettore è abilitato o disabilitato, se è visibile, oppure se uno specifico selettore contiene un attributo o non lo contiene. Ma soprattutto c'è tutto il set delle weight di cui vi ho parlato prima, che sono molto interessanti. E tutti questi metodi, infatti, aspettano affinché un qualcosa di asincrono finisca all'interno della pagina. E quindi aspettiamo che un elemento compaia all'interno del DOM e che quindi venga attaccato al DOM, oppure che diventi visibile, che diventi invisibile, che un determinato elemento contenga una specifica stringa, così via, che un determinato attributo contenga una specifica stringa, eccetera, eccetera. Come funziona questa wait for? In realtà non è altro che una sorta di intervallo su cui va a pingare il DOM per vedere effettivamente se è cambiato il DOM e se è successo qualcosa. Non mi ricordo quant'è l'intervallo, ma gli viene specificato quanto deve aspettare, dopodiché muore il processo dicendo che non ha funzionato, che il test si è rotto. Altra cosa interessante è il fatto che possiamo effettuare asserzioni sul futuro. Che vuol dire? Vuol dire che possiamo scrivere un'asserzione che non è vera nel momento in cui la scriviamo, ma che sarà vera ad un certo punto dell'esecuzione del test. E quindi tutte le asserzioni che abbiamo visto in precedenza, ad esempio queste dell'enable, disable e così via, tutte queste asserzioni possono essere anche utilizzate per il futuro, aggiungendo il will. Quindi possiamo asserire che in futuro un determinato selettore esisterà, sarà visibile, conterrà o non conterrà qualcosa e così via. E quindi abbiamo visto anche un po' di quelli che sono i metodi messi a disposizione dal test case. Adesso andiamo a vedere anche un po' di codice vero, cioè un esempio pratico di tutto quello che abbiamo detto. Il codice che vediamo qui è il codice dell'applicazione Lightwater di cui vi sto parlando stasera. L'ho messo a disposizione su GitHub. In una delle ultime slide trovate anche il link al repository, per cui poi potete dargli un'occhiata ed eventualmente utilizzarlo anche come punto di partenza per eventuali applicazioni in cui volete includere Panther. Che cosa ho fatto in questo test? Allora, questo test in realtà estende la browser test case, ma la browser test case è un mio test case che estende il suo Panther test case. Quindi, nella sostanza, utilizziamo Panther. Questo test è quello della home page, e quindi è quello che vedevamo in precedenza, questa pagina qui, con anche le chiamate asincrone che avvengono con la load more. Innanzitutto, richiamando la home page, ci accertiamo che la pagina venga renderizzata correttamente con i contenuti statici, che sono il titolo e un paio di paragrafi. Dopodiché iniziamo con i comportamenti asincroni. Tutte le review sono caricate in maniera asincrona in quella pagina, quindi vuol dire che nel momento in cui la pagina viene ricaricata non ce n'è nessuna di review, ma parte una prima chiamata che aggiunge le prime due. Quindi, innanzitutto diciamo al nostro crawler di aspettare che compaia il body della review. Una volta che questo body compare, andiamo a fare le asserzioni sulle singole review. Ne carichiamo due per volta, quindi review 5, review 4, con il titolo, l'utente che l'ha fatta, la data, descrizione, sorgente e così via. Dopodiché testiamo il click del pulsante load more. A questo punto diciamo di aspettare che compaia all'interno del DOM l'elemento review 3, che è quello appunto. Sono 5 review nelle fixtures che ho caricato, sono caricate in maniera decrescente per data, per cui 5, 4, le successive saranno 3 e 2. Anche in questo caso aspetto quindi che review 3 compaia e faccio le stesse asserzioni che ho fatto anche sopra. Infine, siccome c'è un comportamento JavaScript per cui quando non ci sono più recensioni da caricare, scompare il pulsante load more, essendo la review 1, l'ultima, la quinta che carico in pagina, aspetto lo stesso che compaia dopo aver cliccato sulla tumor, faccio le mie asserzioni come le ho fatte anche
su quello in precedenza, dopodiché faccio un'asserzione aggiuntiva, ovvero vado a verificare che il pulsante load more effettivamente non sia più visibile all'interno della pagina e lo faccio con assert selector is not visible. A questo punto, per referenza, per comodità, mi vado anche a prendere uno screenshot della pagina. In realtà questo take screenshot è un mio metodo helper, ma alla fine dei giochi quello che fa è richiamare il client di Panther, richiamare sul client di Panther il metodo take screenshot. Questo è soltanto, tutto il resto è soltanto un modo per, uno, costruirmi il nome del file in base a, ad esempio, una variabile d'ambiente, e due, impostare le dimensioni della finestra del browser in maniera che contenga tutta la pagina, perché altrimenti lo screenshot vi prenderebbe soltanto una piccola porzione. Con questo comando, invece, abbiamo impostato 1024 di larghezza per 5000 di altezza, e in questo modo sicuramente prenderemo tutti i contenuti della pagina. Andiamo a far girare i nostri test. Questo script di Composer in realtà fa tante altre cose, per cui ripulisce l'ambiente e lo ricrea da zero, quindi ricrea le tabelle a database, ricarica le fixtures, dopodiché fa eseguire tutti i test. La suite ci metterà intorno ai 15 secondi, penso, perché non c'è solo quello della home page, ma ci sono anche i test di tutte le altre sezioni, ad esempio dello scraping online e così via. Comunque, quello che abbiamo fatto è eseguire tutti i test, la build è verde, ci ho messo 15 secondi, e avevamo il test get home. Questo è quello che vi avevo descritto qui. Quello che è successo quindi è che tutti i test sono verdi e dovrebbe aver anche scattato uno screenshot. Io gli avevo detto di salvarli qui, e questo è lo screenshot che ha scattato. Ora, si vede molto piccolo e purtroppo non ho modo di zoomarlo, o perlomeno non so come zoomarlo da Capistorm, non so come si zoomano, forse qui. Ecco, ok. E questa è la pagina, la nostra home page con le review. Come vedete, sull'ultima review viene renderizzata male, questa potrebbe essere considerata come un ottimo feedback per la nostra front-end developer affinché possa accorgersene prima di mettere in un ambiente di staging o in produzione il codice, no, sistemarlo e poi procedere con la messa online. E quindi, torno sulle slide. Un tip riguardo a Panther e all'utilizzo all'interno di l'utilizzo alla scrittura di test con Panther. Una cosa importante da non sottovalutare è il fatto che quando abbiamo un qualunque test rotto all'interno della quando abbiamo un qualunque test rotto all'interno della nostra suite, Panther crea direttamente uno screenshot dell'errore. Quindi li salva dentro la cartella var error screenshot con anche il timestamp e qual è il test che si è rotto. A questo punto quindi non dobbiamo fare altro che andare ad aprire la PNG che è stata creata e vedere ad esempio quello che viene renderizzato. Il più delle volte potrebbe essere utilissimo e sufficiente per capire che cosa stiamo sbagliando all'interno o che cosa è andato storto all'interno dei nostri test. E quindi abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo visto tutte le caratteristiche più importanti di Panther. Vediamo quindi di fare un bilanciamento tra quelli che sono i pro e quelli che sono i contro di questa libreria. Tra i pro che vengono dalla mia esperienza sono che sicuramente è una libreria standalone, quindi facile da installare e essere operativi in tempo zero. E infatti non abbiamo bisogno di configurare web server, non abbiamo bisogno di utilizzare Selenium o qualunque altro strumento esterno per farla funzionare. Ed è anche facile da mantenere e da integrare, abbiamo visto, perché se abbiamo già un'applicazione Symfony che utilizza la web test case, non dobbiamo fare nient'altro, è già funzionante. Quali sono i contro, però? Come in tutto c'è sempre l'altra faccia della medaglia. Innanzitutto che l'immagine Docker, in cui abbiamo aggiunto ad esempio il Chrome driver e tutto il resto, diventa pesante, circa 500 megabyte, che magari può non essere un problema, dipende da quella che è la nostra applicazione, da quella che è l'architettura su cui gira la nostra applicazione, però bisogna però tenerlo in considerazione perché potrebbe essere veramente molto pesante da caricare.
Un altro contro in realtà è qualcosa che chiunque ha avuto a che fare con testing su browser sicuramente ha incontrato, è il fatto che ci sono dei flaky test, ovvero dei test che dicono di essere falliti, ma che in realtà non sono falliti perché è sbagliato il nostro codice, ma è perché la nostra suite di test in qualche maniera non ha funzionato. Infatti, vi faccio vedere un'altra cosa nel codice, che è un po' il problema su cui mi sono scontrato spesso utilizzando Panther, è il fatto che quando finiamo un test, spesso non vengono chiusi correttamente i processi di Panther e delle librerie di Chrome Driver. E quindi quello che succede quando facciamo girare il test successivo è un errore perché dice che la porta è già in uso. Quello che ho fatto, forse in realtà è anche una sovraingegnerizzazione, il fatto di aggiungere uno step sia prima che dopo ogni classe di test, però quello che faccio è fare una kill di tutti i processi che contengono la parola Panther o la parola Chrome. C'è attenzione a dove lo usiamo, perché se stiamo facendo girare questi test in locale e non su un ambiente virtualizzato o containerizzato, rischiamo di chiudere anche le finestre di Chrome che stavamo utilizzando realmente come browser e non come testing. E quindi questo è uno sicuramente dei problemi che ho incontrato e che in qualche maniera e con cui in qualche maniera mi sono effettivamente scontrato. Un altro problema, che in realtà anche questo viene da tutto quello che ha a che fare con i test funzionali, è il fatto che comunque sono lenti e costosi da mantenere, e quindi bisogna sempre trovare un giusto bilanciamento fra numero di test e tempi e costi di esecuzione. E quindi, ad esempio, sarebbe bellissimo avere un'applicazione che testa tutto, anche in maniera funzionale o end-to-end, però bisogna capire anche quanto tempo ci impiega. È normale che se abbiamo un'applicazione con 2 pagine è un problema, se è un'applicazione molto consistente bisogna trovare un giusto trade-off. Ultima, ma non ultima, e l'ho lasciata e l'ho messa alla fine perché in realtà apre un altro discorso, è il fatto che utilizzare Panther per testare JavaScript, per testare CSS, richiede comunque conoscenze di PHP. E quindi questo potrebbe essere un problema. Ho detto, l'ho lasciata per ultima perché apre un altro discorso. L'altro discorso che apre è il fatto che anche una domanda che mi è stata posta è: ma perché dovrei utilizzare Panther quando JavaScript mette già a disposizione migliaia di librerie che fanno esattamente la stessa roba? Ed è effettivamente una domanda molto, molto intelligente. Prima però di darvi una risposta, voglio fare uno step indietro e voglio raccontarvi anche del perché è nato Panther. Symfony nell'ultimo periodo sta investendo moltissimo su quella che ha chiamato UX Initiative, che è sostanzialmente un modo per lavorare in maniera semplice, di integrare in maniera semplice JavaScript all'interno di applicazioni Symfony. La UX Initiative alla fine è un set di librerie JavaScript che si integrano facilmente all'interno di Symfony. In un contesto del genere, però, diventa importante riuscire a testare anche quello che succede con JavaScript, altrimenti rimarrà sempre una parte dell'applicazione non testata. Ed è questo il motivo per cui Panther è stato rilasciato. Per rispondere però alla domanda iniziale, perché dovrei utilizzare Panther quando JavaScript lo fa da solo? In realtà ci sono almeno un paio di motivi per cui potrebbe essere utile. Ciò non vuol dire che Panther è la soluzione a tutti i problemi può essere utilizzato in qualunque contesto, in qualunque momento, ed è sicuramente la migliore scelta. No, però ci sono dei contesti in cui Panther può essere un'ottima scelta. Uno fra tutti, ad esempio, è quando abbiamo la necessità di iniziare a scrivere dei test su un'applicazione legacy su cui non è mai stato scritto un test. Quello che si fa quando si prende in carico, ad esempio, un'applicazione di questo genere, di cui non conosciamo nulla, non sappiamo cosa fa, ha un massiccio utilizzo di JavaScript nelle pagine, quindi non è possibile nemmeno testarla con un browser kit o con qualunque altra libreria che non supporta JavaScript. Panther in questo ci viene incontro e ci dà una mano perché riusciamo a testare tutto in maniera end-to-end.
E quindi possiamo testare dall'interazione con dalla renderizzazione della pagina e quindi verificare che non scompaiano pezzi o che ci siano delle renderizzazioni non aspettate, al comportamento dell'utente, ad eventuali chiamate JavaScript, chiamate asincrone, a tutto il comportamento che scaturisce da JavaScript, fino anche a tutto quello che avviene nel backend, database incluso. Quindi vuol dire che possiamo testare tutto un flusso fino alla fine, e poi andare ad aggiungere anche delle asserzioni sul fatto che su database o comunque su una qualunque altra sorgente di dati siano stati scritti correttamente i dati che ci si aspetta. Se avessimo dovuto fare la parte di testing di JavaScript con una libreria in JavaScript, qualunque essa sia, non potevamo testare tutto questo flusso, ma avremmo dovuto testarne una parte da una parte, una parte dall'altra, e non avere un flusso completo end-to-end che ci dica questo è esattamente quello che succede. Un altro pro è il fatto che dentro Symfony, dentro Panther, con Symfony noi possiamo direttamente iniettare un utente o comunque un qualunque servizio all'interno del contesto di Symfony. Che vuol dire? Vuol dire che se avete lavorato con Selenium e fatto dei test funzionali con Selenium, ad esempio, una delle cose che accadeva era quella di doverci scrivere degli helper che facessero login, quindi che ne so, andassero sulla pagina login, inserissero username, password, clicchi su login, eccetera, eccetera. Tutto questo non hai bisogno di farlo con Panther se lavori con un'applicazione Symfony, perché tu puoi passare, così come fai già nella web test case, direttamente l'utente all'interno del contesto. E in questo modo hai l'utente già loggato, con tutti i permessi che ti servono, e quindi non devi ricaricare mille fixtures ogni volta, hai già tutto funzionante e puoi, come dicevamo prima, testare il tuo end. Questo è tutto. Come vi ho detto prima, mentre guardavamo il codice, l'ho messo a disposizione sul repository. Vi lascio le slide appena chiudiamo la call, così avete modo anche di guardarvi e spulciarvi il codice. Nulla, io finisco qui. Quindi adesso se avete domande sono felicissimo e a vostra disposizione. Oh.